Siamo nel 1505 e Giovanni Bellini, grande esponente del colorismo veneto, ci regala una Madonna statuaria. Si tratta di una Vergine dell'umiltà. Infatti la Vergine in primo piano siede su un prato verdissimo. Siede sulla terra. Ella è humus, umile, umile come la terra. È una Madonna in preghiera e veste gli stessi colori della Vergine della Natività. Infatti ha il manto azzurro e l'abito rosa. Le mani sono giunte e sta contemplando il figlio suo, già che giace sulle sue ginocchia. Il figlio è dormiente, è un bambino piccolo, è un neonato, eppure ha già tutte le caratteristiche del Cristo morente. Dentro questo Cristo bambino già si prefigura il Cristo morto nel sepolcro. La mano del figlio tocca dolcemente il cuore, il costato, tocca il luogo dove da una ferita, la ferita della lancia, sgorgerà quell'acqua e quel sangue che sarà di edificazione della nuova chiesa, della nuova umanità. E proprio di questa nuova chiesa e nuova umanità parla lo sfondo sul quale si staglia la figura di Maria. Uno sfondo che è composto quasi da un dittico. Da una parte vediamo una campagna brulla, alberi scheletriti, sulla quale sta un rapace che osserva la scena sottostante. Lì c'è un ibis che sta lottando con un serpente. L'ibis è simbolo di Cristo che lotta col serpente del male, che attenta all'uomo e che lo induce al peccato. Infatti, oltre questa scena, sullo sfondo, vediamo un contadino completamente vinto dall'accidia. Sta sdraiato sul suo giaciglio, lascia la campagna incolta e anche i due buoi che dovrebbero aiutarlo nel lavoro sono assolutamente inattivi. Così la campagna è abbandonata a se stessa, sassosa e senza alcun frutto. Dall'altra parte una scena uguale e contraria. Lì svetta all'orizzonte la cittadella fortificata del monastero, il luogo dove la vita è segnata da un imperativo vero oggi e sempre, ora et labora. Infatti un monaco prega e lavora in primo piano. Anche lui sta guidando dei buoi, uno attivo, l'altro è in riposo, ma in attesa del suo turno. Qui la campagna è bellissima, è fertile, totalmente ordinata al lavoro dell'uomo. E la cittadella, là con le sue merlature, rappresenta quella creazione nuova, quel tempo altro, dove si vive, sì, totalmente umani, ma anche totalmente proiettati in Dio. Così questa pala di Bellini ci racconta di un modo nuovo di affrontare la vita, attraverso lo sguardo fisso su Gesù, autore perfezionatore della fede, noi possiamo obbedire con il nostro lavoro all'ordine del Creatore, rendere bello tutto ciò che cade sotto il nostro sguardo.